Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Silvia, so che recentemente hai condotto un dibattito intorno a un filmato famoso. Sì, Il corpo delle donne è un documentario di Lorella Zanardo e alcuni collaboratori che è composto da alcuni spezzoni di trasmissioni televisive trasmesse nel primo pomeriggio, prima e seconda serata. In queste trasmissioni il corpo delle donne viene esposto al pubblico. Questi corpi, che sono molto belli, sono contemporaneamente sviliti, mortificati, squalificati, e le donne tacciono di fronte a questo spettacolo. Lorella Zanardo si chiede perché. Perché questo corpo è un corpo sempre giovane, sempre adolescente, è un corpo senza rughe che non può invecchiare. Come mai della donna viene mostrato solo quell'aspetto? Guarderemo insieme questo filmato, questo documentario, e insieme ascolteremo le emozioni che suscita in noi. E poi ognuno deciderà come utilizzare queste emozioni nella propria vita. Molte grazie Silvia. Cercheremo di riproporre questo dibattito e di inserirlo in un ciclo di conferenze in cui andremo in cerca sia delle ragioni sociali e psicologiche che spingono molte donne all'autosvalutazione, sia delle sane motivazioni per riappropriarci dell'autorevolezza del femminile. Davvero grazie.